Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di F1 2020. Come vedete, siamo arrivati al Gran Premio di Singapore. Infatti, cambiamo gioco. Oggi MotoGP. Ah no, tocca farla lo stesso, purtroppo mi dicono. Sarebbe molto bello poter saltare questa gara, ma noi facciamo le persone serie e andiamo a schifarla con onore. Componenti usurati. Uno o più componenti sono usurati. Vabbè, ma questo lo sapevo. Non è vero, tra l'altro. Cioè che non li sto usando, sì. Ma tra l'altro andiamo a mettere questi qua per fare le prove. Cosa che faremmo comunque a prescindere, soprattutto in questa pista di merda. Signori, Desidie col circuito a parte, direi che siamo messi abbastanza bene. Come vedete stiamo accumulando pure un bel po' di soldi man mano, e questo mi fa pensare che comunque per la prossima stagione potremo affiancare a Schumacher un altro pilota più forte di quelli che abbiamo avuto per adesso, e quindi legittimare probabilmente, speranzosamente, anche un pochettino meglio le prestazioni della nostra vettura, che continua a crescere bene. Qui ogni tanto però un soldino da ste parti lo butterei pure io. Ad esempio con controllo di qualità, controllo di qualità, controllo di qualità, controllo di qualità. Qui abbiamo un controllo di qualità ancora di livello 1 che mi fa un pochettino preoccupare. 5 milioni, visto il ritmo con cui stiamo accumulando il tutto, li spenderei a questo punto. Tanto li rifacciamo nel giro di 2-3 gare. Diciamo che un 15-16 milioni ci serviranno almeno per un buonissimo pilota. Il resto, insomma, si può spendere. Qui andiamo a fare un po' di solite attività e vediamo se almeno qualche bella notizia. Avevamo degli sviluppi in corso. So che aspettavamo qualche novità. Certo che non arriva. La tua faccia da culo vorrei rivedere. Eccolo lì, sarà lui l'intoppo. Vediamo se lo riusciamo a recuperare subito con i crediti che abbiamo. Sì, ci riusciamo. Però, strano. Il controllo qualità qui era di buon livello. Era sull'aerodinamica che lo abbiamo pompato un pochettino adesso. Vabbè, ragazzi, nel frattempo, tanto dai, a Singapore, velocità, eccetera. Certo, un buon telaio, una buona aerodinamica servono. Speriamo bene, ma tanto in realtà a noi a Singapore non serve niente. C'ha sempre schifo. Andiamo a ripeterci per la gioia degli altri. Ci vediamo in griglia, ragazzi. Allora, ragazzi, io non è che voglio infierire su sto video, ma non so se avete notato, durante il giro di qualifica pioveva. Gomma rossa, si parte, tutti quanti, piove. Cioè, esattamente, sto Gran Premio in quale girone si trova del... Che poi, attenti, perché ci ha portato pure bene la pioggia con la gomma rossa. Perché siamo riusciti, in qualche modo, a fare un giro migliore di tanti altri. Ricciardo ha fatto la pole position. Hamilton, molto bravo in queste situazioni, un pochettino precarie, è secondo. Pensate, Bottas è nono, ottavo. Noi siamo riusciti a fare terzo, probabilmente in condizioni serene in tanti sarebbero andati molto più forte di noi, però con la giusta sensibilità e col fatto che abbiamo sperimentato altre volte sull'acqua, tra virgolette, il livello si abbassa un po', no? Ovviamente in gara non è questa la condizione, è perfetto, così ci passano tutti, no? È ovviamente tutto fatto apposta. Però pioggia nel giro di qualifica solo a Singapore con gomma rossa. Possibilità di farlo con l'intermedia non ce n'era nemmeno, ma evidentemente non c'erano neppure le condizioni. Però tostissimo. E non so se esserne contento, perché vi ripeto, mo in gara abbiamo un sacco di gente che va meglio di noi dietro. Ha detto guida pulito e tieniti alla larga dei guai. Mi sa che Alex ha già intuito qualcosa. Vediamo se noi riusciamo ad approfittare di questa partenza abbastanza positiva e avanzata con il meteo nel giro di qualifica, che ha scombinato un po' di cose. Qua intanto c'è Perez che va a tirare una ruotata di quelle serie a Lewis Hamilton, che però si tiene la posizione. Attenzione, Perez ci prova anche con Schumacher, che tiene però l'interno. Attenzione, perché a questo punto lui accelererà meglio dall'esterno. Siamo tra le due racing point. Ci prova anche Stroll. No, ti fotti Stroll. Dall'esterno Schumacher resiste con la staccatona, almeno nelle prime fasi dove potenzialmente qualcosa la possiamo pure fare. Vediamo di farla. Occhio qua, tratto ostico a dir poco, tornantino malavitoso e fuori. Stiamo in grassa un po' troppo, però non ho manco imbarcato tanta benzina, ragazzi, perché comunque qua sono tutte curve. Se stai leggero le fai pure meglio, quindi speriamo bene, dai. Non è che Perez magari, ok, una bella partenza, proviamo a salire. Non è detto che vada proprio come un fulmine.
Vediamo se riusciamo a tornargli un pochettino sotto, che ne dite? Ottimo, qua. In effetti gli torniamo un po' sotto. Oh, Ricciardo comunque è un fenomeno, guardate quanto sta dando pure a Lewis Hamilton. Sta facendo la gara della vita. Noi dietro abbiamo disperso Stroll e Bottas. Bottas ha già recuperato 2-3 posizioni al via, attenzione. Ci interessa lui, eh? Per la nostra classifica è importantissimo, Valtteri. Occhio qua invece, per la nostra gara il muro. Pure lui importantissimo, non prenderlo. Andiamo a corteggiare Perez. Vediamo se vuole uscire con noi. Offriamo noi il duello. Ragazzi, Hamilton. Cioè, Perez lo sta prendendo. Abbastanza clamoroso. Più che altro vedendo Ricciardo, ecco. Bandiera verde. Oi, che è successo? Non si capisce. Ho intravista dietro nel retrovia una bandiera, ma Russell fuori, era lui. È fuori dalla gara. Molto bene. Sì, allora era nel retrovia, sì. Il buon Giorgino. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. DRS abilitato, speriamo di poterlo tenere un pochettino. Calcolate anche che siamo partiti con un bel po' di carico aerodinamico per sta pista, come sempre. Quindi da soli, di nostro sul dritto, non siamo proprio dei portenti. Ci serve un po' l'aiutino, diciamo. Oh mamma mia, ho frenato troppo tardi forse. Però siamo attaccati, dai. Anche Perez, eh? Forse ha un regalo per Lewis. Attenzione qua. Hamilton non è per niente irresistibile. Ricciardo è andato completamente via. Di contro però lui sì che è irresistibile. Grande Ricciardo. Sta facendo una roba veramente clamorosa. Andar via così su questa pista. Miralo. Agganciamolo coi radar. Sono bloccato, questa pista di merda, non si può passare nessuno. Niente, sono entrati pure loro, tutti e due, cazzo. Speravo di fregarli, no certo, dico dai, mi fermo ormai. Provo l'undercut, siamo tutti qua impallati, non ci riusciamo a superare. E invece niente. Vediamo se magari riusciamo. Vabbè, facciamo passare tutti. Niente, ci riaccodiamo. Non c'è stato margine per passarli nel box. Tutte le soste a disposizione, quella è l'ultima. Forse chissà a sto punto un giro in più, ma non credo, ragazzi. Il giro in più non va quasi mai bene, soprattutto se con gomme finite devi spingere ancora di più di quello che stavi già provando a fare. Che già insomma era migliorabile di suo. Va a finire che sarebbe stato un fallimento ancora più grosso. Vediamo invece adesso, perché siamo ancora lì. Questo terzetto è ancora lì. Quartetto, ci metterai anche Ricciardo, è rimasto esattamente dove era.
alla stessa distanza anche dopo questo pit stop. Ora quello che ci servirebbe è un po' di traffico davanti a Lewis Hamilton. Che però per il momento non vedo, perché attualmente avevo visto solo Ricciardo davanti a Lewis Hamilton, che insomma è il primo, quindi non è molto traffico. Attenzione perché ci stanno andando un pochettino via in queste primissime battute del secondo stint con la media. Cerchiamo di riprendere il ritmo. Tra l'altro mi lagga, ragazzi. Cioè, sta pista già è bellissima, no? Poi deve pure laggare. Laver è ai box per la sosta. C'è qualcuno che si deve fermare o abbiamo perso una posizione? Beh, direi che... il traffico davanti a me non è più possibile, ma... non mi torna alla quinta posizione. Eravamo quarti, c'è ancora qualcuno che non si è fermato. Stando ai nostri calcoli. Attenzione perché la benzina non è un granché. Quindi visto che sul retrino comunque abbiamo ERS e DRS. Per un po' cerchiamo di recuperarla un attimino. Che secondo me Perez si può anche prendere. E lui dovrebbe essere virtualmente terzo però. C'è qualcuno lì davanti che non mi torna. Spero almeno che non abbiamo perso una posizione, non saprei come però. Perché noi eravamo tanto attaccati solamente con Perez e Hamilton. Da dietro nessuno, insomma. Sembrava così in grado di fregarci con la sosta, no? Ci deve essere solamente qualcuno che... o è partito con la bianca direttamente, o comunque con la gialla. E ci sta che fa più giri. Dai Perez, in alcuni tratti lo prendiamo proprio, eh. Qua dobbiamo fare il contrario, un po' di benzina, niente ERS, staccatona. Hamilton ha cambiato marcia, attenzione, un paio di giri ha guadagnato tanto su Perez. Sta andando addirittura a riprendere Ricciardo, mi sembra. Il risveglio del fenomeno. Chissà che non possa risvegliare anche qualche battaglia. Andando ad attaccarsi come un cagnaccio su Daniel Ricciardo. Mentre qua dietro Schumacher continua, diligente. E speranzoso a inseguire Perez, cercando di non sbagliare, ma nella speranza che lo faccia lui, magari qualche errorino. Perez a sua volta vede scappare via Hamilton, non ci sta, prova ad accelerare anche lui, se ha ancora qualcosa da spendere. Mamma mia, ragazzi. Questa era da toglierselo, però, il maglioncino, eh. Singapore, dovevamo immaginarcelo. Che ci avrebbe fatto sudare tantissimo. Niente sul dritto. Abbiamo veramente tanto carico. Infatti, guarda come facciamo la curva. Gli recuperiamo tutto in staccata, in inserimento.
cerchiamo di sfruttare allora magari un po' di più queste peculiarità nostre oggi. Facciamola viaggiare un po' di più in curva, non so che dire. Ecco, adesso è terzo Perez. Quindi si è fermato quello che diciamo era un pochettino fuori posto lì sul podio. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Bene. Non dobbiamo abusarne, ma ci stiamo ancora dentro. Io ho paura però per quando la macchina smetterà di avere voglia di andar bene, diciamo, perché prima o poi pure questa gomma gialla farà la sua fine, insomma, no? Stiamo raggiungendo la vettura di fronte, ma dobbiamo anche tenere d'occhio le gomme. Non faremo un'altra sosta ai box. Ci stiamo provando a raggiungere, non è che la stiamo raggiungendo. Anche da parecchio ormai. Oh, lui ha perso il DRS di Hamilton, ragazzi, attenzione. Però noi siamo veramente lenti. Però ha perso il DRS di Hamilton. Teniamo bene in mente questa cosa. Perez diventa un obiettivo. Penso di essere più veloce, ma la macchina no, e non ci sono punti. Mamma mia, ragazzi, Perez. Bloccaggi, cose. Ha capito che difendersi adesso è diventato improvvisamente iperfaticoso. Sei a un secondo di distacco dalla vettura davanti. Prova a vedere se con il DRS riesci a superarla. Cosa sto facendo, secondo te? Il distacco dal tuo compagno di squadra è... A parte una sudata epica. Secondi. Qua ci andiamo, ragazzi. Apriamo tutto. Gliela tiro? No, non posso tirargliela. Ma per poco. Adesso stiamo guidando pericolosamente vicino a Perez. Insomma, in quella fase bisogna pure stare tanto tanto attenti. È tosto lui, ovviamente. Non è quello che ti dà il benvenuto, ti stende il tappeto e ti lascia passare. Quello non è Perez. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa la miscela 2 al più presto. Ciccio, dobbiamo tenerci a questi giri, perché sennò Perez non lo passiamo con la forza divina. Ci vuole un po' di spinta, caro Alex, lascia fare. Lascia fare, Alex. Ricciardo è in testa. Maledetto. Maledetto nell'anima. Sempre così, ragazzi. In 5 giri lo facciamo così. Ormai è il penultimo questo. Stiamo accorciando le distanze sulla vettura davanti. Ma come vuoi accorciare le distanze? Con questo treno di gomme. Gli siamo nel culo, che cosa vuoi? Mamma mia, oh. Stiamo accorciando le distanze, cioè cerchiamo di passarlo da un'ora e mezza. Mo si è accorto che stiamo accorciando. Ci resta abbastanza, eccolo, carburante per un solo giro. E allora qua lo leviamo. E comunque, ragazzi, in sta pista, cioè, sorpassi non se ne sono visti.
bisogna veramente essere dei prescelti per far sorpassi qua dentro. La stavo anche spinnando. La stavo sbinnando nel curvone prima del traguardo, ragazzi. Con tutta la cattiveria che ci stiamo mettendo adesso, rischiamo pure di finire KO. Ultimo giro. Cosa bisogna fare per passare in sta pista? Cosa? Ci provo pure qua, ma niente! Niente, ragazzi, impossibile! Ci abbiamo provato come dei dannati. È finito. Attenzione che sennò finiamo pure la benzina qua, oltre che la gara, in una comunque modestissima quarta posizione. Però una quarta posizione non in difesa. Cioè, di solito qua, ragazzi, pigliamo sempre mazzate da chi arriva dietro. Non so se avete presente. Invece oggi abbiamo sempre avuto qualcuno a tiro, ma la pista non aiuta. Non aiuta a passare sta pista, ragazzi. Abbiamo provato di tutto. Mamma mia. Bestiale Ricciardo, comunque. Dall'inizio alla fine in testa con Hamilton, che boh, a un certo punto abbiamo perso di vista perché ci siamo poi concentrati sul nostro Perez. Non so se Hamilton sia arrivato sotto Ricciardo, ma un po' come noi non ha mai trovato il modo di passarlo per via della pista che sinceramente non ti consente grossi sorpassi. Però bravissimo comunque in ogni caso a mantenerla, a partire, a fare primo stint super super veloce. Infatti guardate, Hamilton si congratula, troppo c'è il buon Perez e non noi sul podio. Vabbè, certo, attenti ai costruttori perché Ricciardo fa primo, quarto e sesto le Racing Point. No dai, abbiamo ancora un po' di margine. E Bottas, ragazzi, è arrivato nono. Infatti gli abbiamo recuperato parecchio. Vi ricordate che si era staccato un pochettino? Adesso siamo a meno 6 da lui, che chiaramente a questo punto va a perdersi il mondiale da Hamilton. Seconda posizione ancora aperta. Bottas è veramente un passo falso. Oggi è partito ottavo e è arrivato nono. Pazzesco. Scusate, terzo e quinto le Racing Point, perché Perez ha fatto il podio. Noi quarto in mezzo. Comunque con Ricciardo che ha vinto Racing Point un sacco di punti, Bottas molto molto deludente. Bene così, perché ce l'abbiamo ancora a tiro. Signori, io mi devo levare sto maglioncino, perché a parte ovviamente il maglioncino più caldo che c'era nel mio cazzo di armadio, me lo sono messo stamattina dopo essermi lavato e messo il pigiama, sapendo che dovevo registrare Formula 1 e niente, la cazzata della... Mi vado a rilavare mentre vi mando il mio solito grande abbraccio e vi aspetto, mi raccomando ragazzi, su Instagram. Sempre un occhio alla descrizione. Dai, però abbiamo fatto forse la prima Singapore della nostra carriera decente. Diciamo apprezzabile, dai, guardabile. Signori, alla prossima. Ciao.